Volete realizzare una crema di lardo in questa maniera, fatta da me e lì ho le prove della conca? Bene, seguite questo video. Yummy! Ah, siete qua. È una gag. Ok, cari amici, oggi vediamo cosa andiamo a fare. Oggi andiamo a fare una cosa veramente buona, sfiziosa e soprattutto veloce. Andiamo a fare una crema di lardo. Ok, l'andremo a insaporire in varie maniere. Questo è diciamo, l'insaporimento che faccio io. E come dico sempre, usate della vostra fantasia, usate quello che più vi piace. Io in questo caso andrò a farne un pezzetto, diciamo un po' una confezione che tra l'altro si conserverà a lungo, perché il lardo ha la facoltà di invecchiare, di essere insomma molto longevo, specialmente poi se chiuso sotto vuoto, figuriamoci, lo potete portare avanti un bel po'. Andiamo a fare uno con la salvia, uno con l'asmarino e uno con il piccante. Qua ho già preparato dei crostini da fare dopo il test driver. Qui c'è il mio lardo con la mia conca che abbiamo già sciacquato. Abbiamo il mio pezzettino di lardo che ho fatto io. Fantastico. Semplicemente vi occorre il frullino, che non si chiama così, e ne facciamo un pezzetto. Un pezzetto. Leviamo la cotenna. Olè. Via la cotenna. Io la cotenna non la butto via, la uso, devo fare una ribollita, la userò per una ribollita, ok? Ora la mettiamo qui, facciamo così. Partiamo con il ramarino. Very simple. Ci ho messo un pochino di sale, poco poco, per insaporire. Ci va messo un pochino di pepe. Voilà. E ora. Voilà. È questo qui. Leuno. Questa è con la salvia. Abbiamo detto pizzico di sale, un pizzico di pepe. Lo potete fare anche a un solo gusto, volendo. Via così, via così.
peperoncino. Questo è buono, eh? Facciamo un peperoncino e uno spicchiettino d'aglio piccolino. Un pezzettino d'aglio. Voilà. Ok. Veramente ci abbiamo messo 5 minuti a farle tutte e tre, ci è voluto più a pulire, come dico io, a bonificare, perché non è una pulitura quando tratti con il grasso, queste cose qui, è una bonifica, devi disinfettare, quasi. Ok, questo qui praticamente è come fosse un aperitivo, voi fate un pezzettino di lardo, lo comprate, non c'è nessun problema, e fate un tris, un bis, uno solo, vi leverà un sacco di fastidio con i vostri ospiti, perché facendo così, semplicemente dopo, pane tostato, quello vi ricordo, questo qui è quello piccante con l'aglio, questo è con il ramarino o rosmarino all'italiana, e questo è con la salvia. Così un po' di spazio e vediamo. Ok, ora vengo lì per assaggiare insieme a voi, lo assaggeremo insieme strada facendo. E beh, che dire, fantastico, buonissimo. Io insieme a voi voglio assaggiare questo qui con il piccante e l'aglio. Buono, siamo stati bravi. I crostini vi consiglio di farli in pentola, non in forno, vengono più saporiti. Un filettino d'olio prima di metterli in pentola, così diventano non duri duri, ma simil duri, e sono più mangiabili, insomma. Se no in forno con il lardo sopra diventa un pochino duro, in forno io credo che ce l'ha messo quando c'è qualche cosa di liquido, ok? L'ultimo, perdonatemi. Questa è la vasca che ho io, che ci faccio dei pezzettini di lardo, che ci faccio, ora ho già terminati, me ne sono avanzati due, e facendo così, semplicemente, voi lo chiudete, lo mettete in frigo, magari il mio consiglio è tiratelo fuori un'oretta prima dal frigo, così diventa anche un po' più morbidino, ok? Perché ora in frigo questo si solidifica. Magari un pochino prima, oppure fate crostini un po' prima e lasciate lì, così è praticamente, sono morbidissimi, se no saranno, è un mio parere, poi magari a voi vi piace un pochino più freddino, non mi piace temperatura ambiente. Vabbè, detto questo ci siamo divulgati, spero che anche questa ricetta qui vi sia piaciuta, appena stacco me li mangio tutti e tre, e pensate che qui sono le 11 del mattino, figuriamoci, questa è la colazione alla toscana. Mettetemi il like, la campanellina, e vi ricordo che faccio anche delle consulenze private,
Se volete, sotto ci sono i miei contatti per qualsiasi salume, qualsiasi prodotto. Oltre ai video, alle risposte che vi do, c'è anche questa strada che potete prendere anche per qualche ora, diciamo, di consulenza. Ok, a dietro.